Oh, eccoci qui nuovamente in diretta. Buongiorno Pier Dario, Buongiorno, ciao a tutti. Esatto, alias Winos. Detto bene stavolta, ottimo. Oggi abbiamo potenziato la parte microfono, abbiamo, spero, migliorato anche il video. Ci ho lavorato su una settimana, è stato impegnativo. Ci sono stati anche avvicendamenti dell'ultimo secondo, nel senso andava tutto bene, poi si è arrivato tutto, non fa più niente. Vabbè, ci siamo. Oh, degustazione della cieca online. 2021 2 Chuck si gira. Eccoci qui. Oggi torniamo con il secondo appuntamento di questo 2021 per le degustazioni alla cieca dei vini da supermercato e non. Ricordo che è una selezione fatta da una terza persona. Le indicazioni sono solo vini di fascia superiore ai 5 euro dal listino, quindi se sono in sconto possiamo anche andare sotto. Vini di qualunque parte del mondo, purché siano denominazioni di origine. E in quest'anno ho introdotto anche il supporto di un'enoteca per magari vini particolari internazionali come la Bonarda Argentina 2012 della settimana scorsa, che ci ha mandato in crisi. Esatto, ingannati completamente. Completamente, tipo Barolo, Barbaresco, era nel fianco di qualche centimetro più là. E, no, infatti, questo è il bello, cioè andare alla scoperta. E, ottimo, quindi questo è il secondo appuntamento. Col prossimo mi piacerebbe integrare la new entry che poi conoscerai perché è una sorpresa. Lo Sveleremo. sveleremo la new entry. Eccolo qua. Sveleremo, spero, problemi tecnici permettendo la new entry e così ricominciamo. Ricordo a chiunque volesse partecipare con noi, giocare, può farlo o in diretta con noi o in differita, nel senso provare in anticipo i vini e poi scrivere le sue impressioni, confrontarle con le nostre e magari aspettare a scartare il vino per non rovinarsi il gioco, tanto non è che si vince solo per allenarsi, mettere in Esatto, gioco i sensi e divertirsi, divertirsi un po'. oppure seguire la replica perché poi rimane sul mio canale Facebook, su Instagram non posso postarla perché ha una durata troppo lunga, sopra un quarto d'ora, 20 minuti non tiene il video. Quindi sul mio canale Facebook la puoi vedere e degustare con noi. Per partecipare è facilissimo, basta scrivermi e vi dirò come fare. Oggi non mi voglio perdere in troppe chiacchiere perché è inutile e direi di andare a degustare il primo dei due vini. Ma perché non c'è il 3? Esatto. Cioè, abbiamo fatto l'1 e il 2 settimana scorsa, oggi 4 e 5. Il 3 Il sarà 3? una sorpresa per la prossima volta. Ma te lo sei mangiato il 3? E no, il Che fine ha terzo. È il fatto? terzo di noi che ancora non c'è. Se ne è preso il Flavio, cioè, Esatto. no, non so come si chiama. Cioè, è stato lui a rubarsi il Eh sì, 3 e come ha rubato il 3. fatto? Allora, oggi non è idea. Scusa, mi puoi Sì, sistemare la pubblicità faccio la occulta, per pubblicità favore? Sì, grazie. al tappo. Pubblicità al tappo. Per metterlo bene, no, non si vede bene. No. Scusa, può alzarti, spostarti, andare lì, È sistemare perfetto. poi. Deve essere perfetto. 40 gradi più. Ma va bene così, Guarda, oggi non. moderno. Allora, io penso che siano entrambi vini rossi perché non li sento freddi. Esatto, è un Oh! bianco. È 95 gradi! Sento la mano che mi sta già sudando. Però se non altro è in ordine, insomma, verosimilmente spero che l'altro sia un Potrebbe essere rosso. un bianco. Ok, va bene. Questo vino rosso porpora, carico, impenetrabile, ora lo andiamo ad analizzare. Va bene. È bollente, quindi se lo senti un pochino alcolico. È un 11 gradi e mezzo, anzi scarsi. Potenziati dalla Vabbè, tensione. sicuramente non è rosso. Ok, quindi già possiamo escludere un vitigno o due. Vabbè, è un colore molto chiaro. Sì, molto Adesso magari trasparente. non si riesce a notare dalla No, distanza. non abbiamo effettivamente una luce che esalti i Una colori da luce, questa esatto, parte però qua. comunque è molto molto chiaro, un giallo paglierino molto scarico. Sì, luminoso, anche abbastanza Molto brillante, sì, eh? brillante, Quindi. c'ha forse qualche piccolo riflesso verdolino. Sì, mi sembra un vino giovane acciaio, cioè Sì. non andiamo al di là del 2019, secondo me è così a vista, eh? Mi sa che è un po' riconoscibile lo è. Potremmo arrivarci anche al naso. Ha una discreta intensità, comunque lo si sente, non devi Occhio proprio che abbiamo la andare. temperatura alta però, eh. Siamo a Quindi 90 ci gradi. frega un pochino il fatto Siamo. che la temperatura del No. vino è Incide, un po' ma è alta e importante. quindi Ma è incide importante la parecchio, temperatura del soprattutto su vino. un bianco molto giovane, nel senso che in qualche modo ci amplifica l'aroma, il fatto di avere cioè alte temperature, magari al gusto non ci aiuterà parecchio. No, però sprigiona aromi abbastanza riconoscibili. Allora, c'è un frutto, un agrume, un frutto esotico, una frutta matura, c'è floreale, minerale, insomma. Sì,
Sì, la parte olfattiva, appunto questi profumi agrumati, abbastanza pungenti. Sì. Una parte anche un po' di uva spina. Sì, sono d'accordissimo. Ma proprio l'agrume, quello ancora acerbo, cioè quando vado proprio a grattare la parte della scorza dell'agrume, tipo del cedro, del limone, ci vado a sentire proprio questa parte qui, anche un po' il lime, più che altro, la sì, parte verde. Pienamente d'accordo, assolutamente. Poi c'è una mineralità bella, importante. Sì, belle note iodate. Quindi potrebbe essere una zona marina, litoranea, comunque esatto, su un terreno ex... floreale, frutta guscio, cioè sì, tipo... Sì. Anche la frutta esotica, l'ananas, si sente... L'ananas, inizialmente ho sentito banana, adesso se... Sì, un po'... Sì, un tocchino di banana, forse anche un po' di frutto della passione. Inizialmente sì, era un po' più sul lato banana, ora è diventato più sì, su un lato quella frutta appunto esotica, un po' agrumata, con l'ananas, che a me fa salivare tantissimo poi. Sì, forse anche, dicevi, frutta guscio. Sì, frutta guscio, secondo me è abbastanza... In particolare ci sento proprio il nocciolo dell'albicocca, quella parte. Sì, sì, assolutamente. C'è una parte anche, non dico erbaccia, un po' balsamico erbaccio sulla parte lì. Proviamo a assaggiarlo? Sì, direi di sì. A me il naso comunque già mi ha dato un'indirezione. Ora vediamo se la trovo anche in bocca. Il caldo non aiuta. No. Ha un ingresso... L'alcol spinge parecchio. Ha un ingresso potente. Però una bella acidità. Una bella sapidità. Sì. Sì, un bel ingresso in bocca, rimane tanto la mineralità in bocca, sì, tantissimo, e anche un grande livello di acidità, quindi molto fresco, molto giovane. Assolutamente, l'alcol lo sentiamo perché è caldo, secondo me bevuto a temperatura giusta non ci darebbe fastidio. No, ma non prendo alto assolutamente. No, infatti, secondo 12, sì, quella del 11 e sì, mezzo 12, secondo 11 e mezzo 12, lo sentiamo alto solo perché obiettivamente la temperatura ambiente che dobbiamo fare. Quindi parecchio va. Assolutamente. Retro olfattiva, gli aromi che ci dà sono prettamente aromi derivanti da note minerali. Sì. La frutta non la ritrovo più. No, forse un po' di agrume anche sento qua, però l'agrume, perché esatto, un vino bianco è raro che non ce l'abbia. Sento... Un po' di erbacce, sì, siamo lì, sì, non va... Cioè, non... Però è caldo, quindi comunque lo sprigiona un po'. Cioè, minerale potentissimo, proprio salato. Mm-hmm. C'è, secondo me, un po' di agrumi, un po' di floreale, insomma, siamo là, erbacee, quella parte lì, non andiamo molto oltre. Sì. Discretamente persistente, cioè non è lunghissimo, però non finisce. È vero che è caldo, quindi certo, comunque rimane questa percezione, anche riempie tanto la bocca, cioè lo senti, ogni volta sì, che lo bevi è strutturato, sì, tutto, sì, sì, questo vino, dice, orca miseria, che no, una gran bella freschezza, però... e... secondo te? Allora, io al naso, ma anche in bocca, sarei tratto su uno Chardonnay. Sono sincero, Chardonnay, però denominazione di origine con Chardonnay in Italia, dubito che sia un vitigno estero. Cosa potrei dire? Mi verrebbe in mente uno Chardonnay veneto, friulano, però... cioè, ma non c'è la denominazione, o almeno non così scontata. Potrebbe essere un Vermentino. Io ti sparerei un Sauvignon, è... Sauvignon, no? Aspetta, non sento la parte di... Non sento quella parte di asparago, quella parte di... Che qualcuno dice brutalmente pipì di gatto, a me non piace assolutamente. Non la sento. Beh, però ci riconosco quelle note di frutta esotica. Infatti, io per quello che andavo sullo Chardonnay, perché anche so che in certe espressioni anche lo Chardonnay... Però lo sento troppo aromatico per uno Chardonnay. Non direi Vermentino, ma non è amaro sul finale, quindi non no. È abbastanza pulito il finale. Sì, è molto molto pulito. Quindi io sarei lì, anche perché cosa mi può venire in mente? La bottiglia mi sembra un'alsaziana. Sì. Quindi potrebbe essere tranquillo, potrebbe essere un miglior frutto. Perché? Nota signorissimi. Con Riesling non c'ho azzecca anche, però... Sento le note tipiche del Riesling. No, neanch'io. Però, allora, Nord ci siamo. Cioè, penso che siamo tutti e due tratti sul fatto che sia un vitigno. Sì, una produzione del Nord. Esatto, Nord Italia sicuramente. Nord Italia. Punterei sull'Alto Adige. Oddio, sai che effettivamente... Forse che potrebbe,
perché è caldo, cioè comunque il caldo non ci aiuta. Magari freddo avremmo sparato tutt'altro, sì. Almeno una palanghina del bagno, però o un catarratto, però no, vabbè. No, non ci aiuta. Comunque va bene, io sto sul mio Chardonnay da qualche parte, Veneto e Friuli. E tu sei su un Sauvignon Blanc. No, Blanc, Alto Adige, però effettivamente anche potrebbe avere qualche... Lo teniamo come jolly il Miller Turgo, vediamo un po' se... Vabbè. Rullo di tamburi per l'ennesima volta e non esce. No, oggi una più del diavolo. Allora, ci siamo. Tour Tirol, Alto Adige, okay. E l'hai indovinato te. È un Kerner 2019, quindi enoteca, non esatto. Dubito che sia supermercato. No, questo lo lanciamo là. Oh, prendete pubblico. Ma io sto guardando il retro, era bellissimo il retro etichetta, tra l'altro. 19, 14%, 14%, quindi l'alcol effettivamente... Caspita, mi è maltagamato benissimo, sì. Perché se lo senti... Cioè, se da caldo non dà fastidio... Ma è sempre la bottiglia fresca? No, non è bollente, quindi... Boh. No, vabbè, però non è... Cioè, me lo aspettavo proprio... Vabbè. Ambientissimo con bottiglia anche calda. Vennemmia 2019, quello almeno l'abbiamo tirata, esatto. L'abbiamo indovinata. Samo Kerner, produttore Strasserhoff, Weingut, che ha tenuto, immagino vuol dire, scusami, grazie. Sul Tirolo Alto Adige, Valle Isarco, quindi una delle zone più produttive dell'Alto Adige, se non ricordo male. E bene, interessante Kerner. Ci siamo avvicinati allora più sul Müller Thurgau, perché è stampo tedesco, Kerner, sì. È poco... Vabbè, c'eravamo, insomma, no. Su... Beh, cioè, il Kerner non ci ho pensato, effettivamente. No, ma il Kerner non l'avrei mai... Non l'avrei mai neanche ipotizzato, anche perché ne ho bevuti in vita mia pochi di Kerner, cioè, veramente li possiamo contare sulla punta di uno o due mani, non tantissimi. Però c'eravamo sulla zona? Sì. C'eravamo andata, il vitigno non siamo lontani. Non siamo lontanissimi. Cioè io dico il Müller Thurgau stampo tedesco, perché il Müller Thurgau è svizzero, però è molto presente poi in Austria e in Germania. Ecco. Il fatto è che magari caldo mi esprimeva molto di più di quello che normalmente il Kerner riesce a dare. Il Kerner è tendenzialmente un po' più neutrale rispetto a quello che ho detto io, che era un Sauvignon. Ah sì, sugli aromi. Molto meno aromatico. Però ecco, quello che ci sentivo, che era quella nota di frutta tipo albicocca o pesca, che è tipica, ritroviamo nel Kerner, magari avrebbe potuto far accendere. Ci potrei, però vabbè. Io non l'avrei indovinato manco a temperatura, perché sarei andato su qualcosa di più tipico, cioè di più supermercato, anche se effettivamente aveva una bella complessità e anche in bocca potevamo andare oltre. Va bene, andiamo col secondo vino. Se guarda, faccio fare a te, che io sono stanco. Il tappo, me lo devi trattare bene. Fai pubblicità al tappo. Fai pubblicità al tappino. Potrebbe essere rosso? Dopo l'ultimo. Dai, andiamo col balloon, va, fammi lavare un po' di roba. Che oggi è la giornata. È un bianco anche questo. Ed è bollente. Questo è bollente, quindi... Andiamo. Sì, va bene. Ma porca miseria, ma c'ho la sputacchiera sotto il tavolo, ma usa quella, adesso lo fai lavare per forza e per nulla. Dai, ma sei crudele. Guarda che tengo qua a lavare i piatti o i calici stasera. Beh, quel colore è un po' più intenso rispetto a quello di prima, ma è sempre sul giallo paglierino, luminoso, sì. E abbastanza trasparente. Sì, quindi anche questo secondo me è vinificazione giovane, acciaio, abbastanza acido. Qua ci ritrovo più del Sauvignon Blanc, al naso. Beh, qui andiamo però sul legno, dai. Dici? Però lo vedo abbastanza luminoso, io l'ho vista. Beh, allora fatto, però io ci riconosco lei. Il fatto ci può stare, sì. Io riconosco. Perché sento quelle note burrose, un po' di tostatura, probabilmente avrò fatto anche male latte. Hai ragione. Io ci ho sentito subito, appena l'ho messo, non l'ho ancora reato. Sta coprendo tantissimo il legno. Perché l'hai reato, non deve rearlo. Perché, beh, guarda, prova al limite, versetelo un pochino qui e prova qua, non l'ho toccato. Io appena l'ho messo al naso ho sentito subito quella nota asparago, erbacea, quindi ho detto, caspita, qua potrebbe essere un Sauvignon Blanc. Poi dopo ho iniziato a emergere qualcosa di un po' più... No, mi sa che il tuo calice che c'aveva prima... Di quello di prima, dici? No. Può essere. Questo è uno Chardonnay. Dici che è uno Chardonnay questo? Ah, così sul sicuro. Sì, bam. Accendiamo, indovini con una. Perdone, neanche qua se non mettiamo in alto.
L'origine non potrebbe essere estero? Cioè, con un'impronta così falegno, non so se non il tuo Arige, sì. Beh, ci sono diversi produttori che fanno... Anche legno, sì, certo. Però se tardano in Alto Adige, beh sì, ma lo spumatizzano. No, anche fermo. Cioè, sì, i migliori Chardonnay italiani che abbiamo, mio personalissimo parere, se no poi ci sono a arrabbiare. Perché con la causa c'è un disastro. Esatto. Lei dare queste... Sono i migliori Chardonnay italiani, sono di quelli di tutta Italia. Tra i migliori Chardonnay che io preferisco in Italia ci sono Chardonnay prodotti in altro Paese. Ah, fermi, non sfumatizzati. Fermi, fermi, che normalmente fanno passaggio in botte, francese, barrique piccola, 225 litri, con batonnage. Quindi okay, con il corpo, quell'intensità, quella struttura che... Ma che cos'è il batonnage? Tu dovresti saperlo bene cos'è il batonaggio. Ci ho sbagliato una domanda? Esatto. È il miscolamento delle pecce fine. Esatto. Con il bastone. Col bastone, esatto. Bastone. Col bastone che in francese è il baton. O la mano. Adesso si usa anche la mano. La mescolata. Qui dentro. Giri, preferisci poi... i vini un po' più naturali, estremi. Ormai siamo molto sul naturale. Esatto. Siamo molto... E poi c'è crisi, quindi se il baton si rompe... Esatto. Cioè, la mano. La mano. Oppure fai scendere la botte dalla montagna, si mescola bene. Bene, quindi tu dici uno Chardonnay... Sì, allora perché dico Chardonnay? Perché l'impronta del legno è molto importante. Cioè, si sente che comunque avrà fatto, a mio parere, almeno 9 mesi di barrique. Allora, io devo cambiare calce perché in entrambi ormai ho il naso sfalsato. Il balloon l'ha volatilizzato tutto, non sento più niente. Qui c'è il ritorno di quella nota erbacea. Quindi tu vai avanti. Quindi dicevo, io ci sento questa nota, questa impronta importante del legno. Quindi, a mio parere, avrà fatto almeno 9 mesi, se non un anno, di passaggio in barrique. Le note sono quelle di burro di montagna, che probabilmente è dato anche dalla fermentazione malolattica, di tostatura, lieve affumicatura, poi ci sento le note di vaniglia, quasi in crema, quindi c'è questa parte anche un po' dolce all'olfatto che mi porta a pensare a questa tipologia di vitigno che normalmente viene utilizzato per fare questo tipo di vinificazione. È raro che proviamo altri vitigni, tra virgolette, neutri, perché lo Chardonnay in fin dei conti è un neutro, non è aromatico, che viene trattato in questo modo. Dello Chardonnay cosa ci vado a riconoscere? Ci riconosco il fatto che comunque ci vado a sentire queste note floreali molto gentili. Ci sento molto bene i fiori bianchi, sentono alcune note di acacia, un pochino va sulla frutta tipo l'albicocca o leggermente l'agrume, però molto molto maturo, molto quasi in marmellata l'agrume o in confettura di frutta, quindi perché ancora secondo me copre ancora troppo il legno, quindi probabilmente è un'annata recente, sì. Potrebbe essere un 2018 probabilmente, e quindi necessita di ancora riposo in bottiglia per poter dare il meglio di sé, a mio parere. Non che mi dispiace berlo adesso, ecco, detto magari sta uscendo un po' la gruma. No, assolutamente ci può stare nella tua descrizione. Anche il colore adesso noto anche questi riflessi un po' più dorati, se vogliamo, quindi il naso non è particolarmente preponderante con naso, malgrado il caldo, comunque anche questa temperatura è ambiente, sai, quando... E anche in bocca si sente grande morbidezza, grande cremosità, che probabilmente dall'appunto dalla malolattica che va a un po' ammorbidire il vino. E queste note tostate, affumicate, sì. Ancora preponderanti. Si sente anche la nota un po' di lieviti, no? Di parte lievitata, parte di crosta, di forse anche brioche, perché ci sta questa brioche parte burrosa, questa qua. Burro, che è data dall'abbinamento sulle pecce del vino. In bocca è veramente, veramente tanta roba. Io ti direi, secondo me, siamo Chardonnay, Alto Adige. Ti dico anche il produttore e l'annata, la cantina San Michele a Piano, sì. La linea Saint Valentin 2018. Sì, sai che San Michele a Piano ci stavo pensando anch'io. Bene, allora tu che dici? Sì, mi accordo. Avrei detto una roba totalmente diversa, quindi non voglio dire una roba totalmente diversa, perché poi se sei così sicuro, no, non sto sicuro, sono d'accordissimo, ci sparo.
sarà tutt'altro ovviamente. E ci può stare, sono le note di San Michele Pan, ci può stare. Esatto, allora, Chardonnay e no. Chardonnay. Ah, allora aspetta, ci provo io. Chardonnay e Chardonnay, quindi è corretto. Ok, quindi avrei sbagliato lo stesso, io sarei stato... No, non lo dico, fa niente. Comunque, Chardonnay e Chardonnay potremmo essere... L'annata è giusta, 2018. 18? Sì, sì. Potremmo essere in Francia? No, siamo in Italia. Mm. Non l'avrei mai detto manco a pagamento. No, no, non ci posso arrivare. In Italia uno Chardonnay è più... Non è una doc, quindi, giustamente, ah. Per quello non potevo arrivarci. Ah, ok, ok, ok. Vabbè, sono errori che capitano. Salento. Talento. Chardonnay, Salento. Mm. Allora, 2018, la cantina è Cantele. Ci troviamo a Guagnano, Lecce. E vediamo se c'è qualche specifica. No, praticamente un racconto. Non ce la racconta. Oltre. Esatto. Vabbè, comunque è netto il passaggio in barrique dello Chardonnay. Sì, sì, assolutamente. Malolattica la pasta, malolattica, sì, sì. Vabbè, tutto c'era, tranne che pensare che venisse dal talento. Assolutamente. La cosa... È un IGT... Questa è di sicuro dell'enoteca. Quindi qua, secondo me, l'errore è stato dell'enoteca. Io gli ho detto di darmi denominazioni d'origine. Se fossero stati italiani, vitigni internazionali. Esatto. Probabilmente ha pensato di darsi una cosa che noi non avremmo... Non saremmo, in effetti non saremmo. Esatto, però vabbè, il vino era quello, io ho puntato all'Alto Adige perché... Però bravissimo che hai beccato lo Chardonnay, bravo che hai beccato secondo me il legno, cioè la malolattica in bocca era evidentissima. L'annata è corretta. L'annata è corretta, quindi bravissimo all'80%. Esatto, tranne perché vabbè, siamo da un punto all'altro. Appena qualche errore, io avrei Francia. Ah no, perché penalti. Uno Chardonnay in doc non è che mi veniva in mente. Infatti è per quello che non veniva in mente... Molto altro dello Chardonnay in Italia. Cioè, fatto insomma, in questo modo, no, ma è ovvio che troviamo lo Chardonnay in tante i vitini internazionali sono presenti in tutte le regioni, non proprio le esatto. Doc, ma in tutte le regioni. Quindi... Però spesso troviamo le doc molto ampie. Esatto, sono quelle doc. Esatto. Però non troviamo prodotti che fanno comunque un'attenzione tale di passaggio in legno, che comunque richiede una certa bravura anche nell'utilizzo della assolutamente della botte. Sì, e qua secondo me è stato usato molto bene. Giovane, dovremmo assaggiarlo tra qualche tempo. Tra qualche tempo? Io lo apprezzo già molto così. È vero che è caldo. È vero che è caldo. Sì. Quindi un pochino più fresco ci aiuterebbe di più. Però io lo sento già molto equilibrato in bocca. L'acidità c'è, è appena più alta dell'alcolicità che comunque prende. È morbidissimo. Sì. È proprio, non ha residuo di zuccherino, non lo capisco. Ho una glicerina su un tendente dolce che ti dà quella parte. Non ha tannino e non è effervescente, questo te lo dico io, magari ti confondi, no magari facevi confusione, non lo so, volevo aiutarti in questo prima che facciamo tipo dire che è di Lecce, con invece, cioè del Trentino con invece che Lecce, oppure dire che è un Barolo con invece argentino, non vogliamo dire queste cose qua, quindi ti aiuto, non ha bollicina, non c'è effervescenza, non c'è tannino, e anzi un po' di tannino, non c'è, però ha una bella morbidezza, una bella rotondità, un'acidità appena più alta, quindi non la sento però così viva da dirmi si può ammorbidire. Sì, può diventare tutto più amalgamato, quindi no, io lo sono d'accordo. Secondo me necessita tempo in bottiglia per integrarsi al meglio a livello olfattivo. Ah, ok. Devo aspettare molto nel calice adesso per tirar fuori le note del Chardonnay. Mm. Cioè lo Chardonnay l'ho riconosciuto un po' per l'agrumo, un po' per il fiore, ma era un po' difficile da tirar fuori. Con un po' di tempo, adesso nel calice, senza esce fuori quelle note agrumate. Io l'ho bevuto, no, però non. Però bravissimo che ha beccato lo Chardonnay nel naso, io non l'avrei. Anche perché era molto delicato. Bravo che ha beccato il legno, io subito ho beccato una nota erbacea. Il calice, diamo la colpa al calice. Sì. Ma ho beccato una nota più erbacea e mi ha portato il pulice non blanco. Mm. Non blanco, il legno, va benissimo, cioè ci stava. Vabbè, belle due cose profondo, interessanti. Stavo finendo sulla descrizione che non l'abbiamo fatta. È profonda, una bella persistenza in bocca, note malolattiche, quindi retroattiva molto più importante del naso. Sì. E da un lato lo preferisco. Io amo i vini con naso importante, però preferisco un naso meno importante ma che mi stupisca in bocca, piuttosto che un naso tanto importante ma in bocca mi è un po' meno. Invece in questo caso il naso l'ho trovato un po' meno, la bocca tanto di più. Esatto. Finale persistente, pulito, quindi vuol dire che hanno lavorato bene. Sì, e sì, sì. Va avanti.
Interessantissimo. No, una bella chicca. Non saprei dire se sono entrambi in oteca. Allora, il secondo quasi sicuramente. Ma magari il Kerner, il Kerner a questo punto potrebbe essere il supermercato. Sì, sì. Cioè, adesso il Kerner comunque raramente, ma si trova. Però non l'ho, questa referenza non l'ho vista, però se era supermercato tante roba. Sì, c'era da dire che purtroppo hanno buttato gli scontrini, quindi non stavo a dirti né dove l'hanno preso qua. Allora, l'enoteca ha fatto uno scontrino unico, quindi non mi ha dato il dettaglio. Ok. E il supermercato è stato buttato via lo scontrino, quindi non so dirti quale del supermercato e quanto costa. Approfondirò sulle etichette quando farò la recensione. Bravo. Però non è di riuscire a farlo. Pierdi, grazie. Ah, scusa, Pierdi è amicizia, noi. Pier Dario Fasciano, grazie mille di tutto. Why not? Grazie mille per la partecipazione. Bravissimo per lo Chardonnay. Meno bravo per la zona. No. Bisogna ridere. Bravissimo per lo Chardonnay. Grazie per la partecipazione. Ci vediamo allora settimana prossima, sperando che vada tutto bene. Che vada bene, mi occupo di video. Ma sì, perché eravamo ancora un paio di volte. Esatto, per la parte tecnica, ma bene così. Fatto un guai, si è rotto appena sei arrivato. Qualcuno porta sfortuna, io te l'ho detto. No, ma ieri andava tutto bene. Anzi, fino a 5 minuti prima che arrivassi, andava tutto bene. Quindi non diciamo niente. Settimana prossima vorrei, se riusciamo a integrare anche... la bottiglia numero 3, la bottiglia numero 3 e il tizio numero 3 che tu non sai chi è e non te lo dico. Esatto. Non è, io non ho mai detto che si chiama Fabio. Okay. Grazie di tutto, grazie per la partecipazione, grazie ancora Pier Dario, ci vediamo settimana prossima per una nuova degustazione alla cieca e con l'introduzione delle novità e con i prossimi giorni con i post su questi vini. Ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo se va oggi. Sì, è andato.